Buongiorno amici, questa è la Web TV di Quotidiano Net. Siamo qui per parlare di calcio e segnatamente del turno di campionato in programma per domani sera, mercoledì. È la nona giornata, tanti incontri interessanti. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli, che è qui con noi. Buongiorno Xavier. Buongiorno a te Beppe e buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Abbiamo soprattutto da parlare di un Fiorentina-Inter davvero interessante in un momento in cui i Viola stanno andando a mille e l'Inter ha rallentato. Grande partita. 4 risultati utili consecutivi in campionato per la Fiorentina, 3 risultati utili consecutivi per l'Inter, un Inter che secondo l'annuncio di Mourinho dovrebbe essere rivoluzionata perché il portoghese non ha gradito il comportamento tattico di Aubin, di Balotelli e di Crespo in occasione del pareggio interno con il Genoa, una Fiorentina senza Girardino, squalificato per 2 giornate ma con Pazzini e soprattutto con un Mutu in netto rilancio. Secondo me sarà una gran bella partita, capita proprio nel momento migliore per valutare quali siano le possibilità dell'una e dell'altra squadra in chiave scudetto. Ecco, molte partite nodali in questo mercoledì di campionato. Un'altra interessantissima è quella tra il Bologna, che ha collezionato la 6ª sconfitta su 8 partite nell'ultima domenica, e la Juventus, che si è appena rimessa in carreggiata dopo un periodo di crisi piuttosto profondo. Come può andare questa partita, Xavier? Beppe, è una partita che nasce sotto il segno dell'emergenza per Ranieri. Ha 11 giocatori indisponibili e questa è la conferma che a livello di preparazione atletica, trattandosi soprattutto di infortuni muscolari, qualcosa, anzi molto, non ha funzionato in casa bianconera. Quindi un'occasione per il Bologna. Secondo me questa è una grande occasione per il Bologna. Deve essere il Bologna che ha battuto la Lazio. Lo stesso spirito di squadra, la stessa determinazione. Se invece è il Bologna che è stato sconfitto nell'ultimo di campionato, non ce n'è, anche perché la Juventus, nonostante l'emergenza infortuni, è cinica, è pragmatica. Cerca sicuramente un risultato positivo al Dall'Ara. L'entusiasmo emiliano è enorme, c'è l'assalto ai biglietti, ci sarà uno stadio esaurito. Quindi secondo me questa è l'occasione decisiva per il Bologna per cambiare marcia, per ritrovare fiducia ed entusiasmo nei propri mezzi. E quindi dare una sterzata a questo campionato che è cominciato con alti e bassi piuttosto evidenti. Ma andiamo avanti dal programma, perché di tutta questa serie di partite potrebbe approfittare il Milan, che ospita il Siena. È un Milan che non avrà Ronaldinho, ma è un Milan che vincendo male a Bergamo, ma vincendo in casa di un Atalanta che quando gioca sul proprio terreno non concede punti agli avversari, si è reso conto il Milan di essere in pieno rilancio. D'altra parte i numeri sono inequivocabili: dopo le 2 sconfitte iniziali i rossoneri hanno inanellato 5 vittorie ed un pareggio, oltre alle 3 vittorie consecutive in Coppa UEFA. Quindi stanno bene e quindi cercheranno di approfittare dell'incontro con il Siena per fare un ulteriore passo avanti, fermo restando il fatto che secondo me il Siena sta disputando un ottimo campionato. Sì, tra l'altro sì, queste squadre diciamo di seconda fascia possono essere determinanti a giochi lunghi proprio anche per lo scudetto. A proposito di alta classifica, Catania-Udinese, con l'Udinese attualmente capolista che va sul campo della squadra rivelazione del campionato. Gran bella partita anche questa, si affrontano Zenga e Marino, che ovviamente a Catania ha lasciato eccellenti ricordi, e soprattutto una partita che mette l'una contro l'altra due squadre che, seguendo percorsi diversi, puntano sul gioco. L'Udinese ormai ha un meccanismo collaudato, lo ha ribadito con la netta vittoria a spese di una Roma sempre più in crisi. Il Catania è sicuramente la rivelazione di questa prima fase della stagione, anche perché Zenga lo ha sottolineato, l'obiettivo dei siciliani è arrivare il prima possibile a 40 punti, quota salvezza, ma avanti di questo passo ci arriveranno presto. Ancora due cose, Napoli contro la Regina, un'occasione ancora per correre avanti in classifica. Napoli sta sognando e Marino ha il suo bel da fare, ad invitare i tifosi a non parlare di scudetto, a giudicare anche dalle sue ultime dichiarazioni. Però è un Napoli che legittima sul campo queste sue ambizioni quantomeno europee. È un Napoli che è il risultato di un lavoro fatto in profondità nell'arco delle ultime 3 stagioni e, come dicevi tu, con tutto il rispetto ovviamente per la Regina che vedrà cara la pelle, però questa è un'occasione ghiotta per la squadra di Rea di fare un passo avanti importante in classifica e comunque di confermarsi ai massimi livelli del campionato. Infine la Roma contro la Sampdoria per tentare di uscire da questa crisi che non sembra avere fine. Questa è una partita chiave per la Roma, perché la sconfitta di Udine, se possibile, ha aggravato ulteriormente la situazione dei giallorossi. Mai da 15 anni a questa parte erano partiti così male dopo 8 giornate di campionato, gli 8 punti in meno in classifica rispetto all'anno scorso ne sono una conferma evidente, e è importante che Spalletti trovi la vittoria
sono stati giorni questi di ritiro, di una mini contestazione accennata dai tifosi a Trigoria, ma è evidente che la crisi della Roma è prima di tutto una crisi di risultato e per questo motivo deve battere la Samp, ma sarà molto difficile. Bene, ringraziamo Xavier Iacobelli per questo esauriente panorama sulla giornata di campionato di domani. Arrivederci Xavier. Grazie a te Beppe, grazie ai nostri amici navigatori. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.